Ciao a tutti. In tutto il nostro bel paese non vi è palmo del territorio che si possa ritenere a riparo dalle nuove trivellazioni. La situazione è davvero paradossale, mentre il nostro governo promette la riduzione delle emissioni di CO2 per contrastare i cambiamenti climatici, nel frattempo concede concessioni alle varie compagnie petrolifere senza nessuna pianificazione sul territorio. Stiamo vivendo in un vero e proprio far west. Dal 1927 ad oggi il rilascio dei permessi e delle concessioni è è sempre venuto senza una previa pianificazione. In Italia si può cercare di estrarre praticamente ovunque, senza che si tenga conto del fatto che esistano delle aree interessate da agricolture di pregio, di interesse naturalistico, fortemente antropizzate, aree ad alto rischio sismico e così via. Il risponso delle urne del 4 dicembre scorso è stato netto, ma con il Governo Gentiloni non si colgono, in riferimento alle politiche energetiche, elementi di discontinuità rispetto a quello precedente, malgrado gli elettori abbiano chiaramente bocciato la proposta di riforma costituzionale, lasciando in capo alle Regioni la potestà legislativa concorrente. La eh, reintroduzione del cosiddetto Piano delle Aree, abrogato dal Governo Renzi attraverso la Legge di stabilità 2016 con il chiaro intento di far cadere uno dei quesiti referendari proposti dalle Regioni e dal coordinamento NOTRIV e quindi la necessità di partecipare attivamente eh, sia le regioni che i territori e gli enti locali alla governance energetica. Non solo è un atto politicamente dovuto ma anche costituzionalmente dovuto. A chiedere la reintroduzione di questo importante strumento sono 148 associazioni e comitati, 135 personalità del mondo della scienza e della cultura assieme al coordinamento NOTRIV. Dobbiamo tutelare i nostri territori, soprattutto quelli più fragili, attraverso il piano delle aree possiamo mettere un freno alle trivelle in tutto il nostro paese, permettendo alle regioni e agli enti locali di potersi esprimere in merito. La soluzione individuata è quindi quella di lasciare alla conferenza unificata la predisposizione di un piano delle aree. È importante Perseguire senza esitazioni la battaglia NOTRIVE con l'introduzione di questo importante strumento per dare voce soprattutto ai territori e ai cittadini. In attesa di avere un governo a 5 Stelle, libero dalle lobby del petrolio, che possa sancire nel suo piano energetico nazionale il divieto assoluto di ogni tipo di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Vi aspetto su Rousseau per il vostro preziosissimo contributo.